Quante volte avete detto, bello, ma chissà cosa c'è sotto? Ecco, questa è proprio la domanda che dovreste farvi quando comprate un'automobile nuova. Al cuore non si comanda, è vero, e se un'automobile vi piace, vi ha proprio rapito per le sue forme, beh, è quella giusta, c'è poco da fare. Però bisogna considerare anche quello che c'è sotto a una carrozzeria all'ultima moda. Sto parlando della meccanica dell'auto, del suo motore, dell'elettronica e anche del telaio. Lo diciamo sempre, non tutte le automobili sono uguali. E quindi, visto che con internet si possono avere tutte le informazioni del mondo praticamente, beh, allora è importante utilizzare nel modo giusto per scegliere al meglio. Sapevate che ad esempio esiste un premio chiamato Engine of the Year, ossia motore dell'anno, dato dai principali esperti del settore dell'auto a tutti i motori che poi noi possiamo comprare in concessionaria. I premi sono divisi sia per categorie di propulsione sia per cilindrata. In questo modo possiamo vedere tutti i risultati del singolo motore in relazione a quello che offre la concorrenza. Stessa cosa accade per il premio dato all'auto dell'anno, quindi tutti gli esperti mettono alla prova l'intero auto e non soltanto ovviamente la motorizzazione. Tutti questi risultati sono consultabili online facilmente e gratuitamente sui siti dei rispettivi premi. Queste informazioni sono molto utili. Quando si spendono certe cifre è importante sapere quello che si compra e quante più informazioni si riescono ad avere, tanto meglio. E poi vogliamo parlare del telaio, o meglio della piattaforma, come viene definito negli ultimi anni. Si tratta di uno degli investimenti più grandi fatto dalle case auto nella progettazione dei modelli di adesso e di quelli che arriveranno negli anni futuri. Le case auto infatti spendono centinaia di milioni di euro per progettare un nuovo telaio oppure appunto una nuova piattaforma, e queste informazioni sono consultabili online, non propriamente sui siti dei costruttori, infatti non sempre vengono date queste informazioni, ma ci sono alcuni modi per scoprirne di più. Vi consiglio di usare l'inglese, scrivete il nome del modello che vi interessa e fatelo seguire dalla parola platform. Qui vi garantisco che Wikipedia è veramente utilissimo, vi dà moltissime informazioni e vi dice quando è uscito quel nuovo telaio, quali modelli sono stati creati su quel telaio, e questa è un'informazione molto importante perché un telaio di nuova generazione di solito è più leggero, più resistente, quindi anche più sicuro e soprattutto permette di avere un'auto che si comporta meglio su strada. E poi c'è la sicurezza. Chi non conosce Euro NCAP, sul sito di questa organizzazione si possono consultare i risultati dei crash test anche nelle singole aree di valutazione. Ci sono anche i video, ma vi consiglio di non guardarli se non volete impressionarvi. Sull'Euro NCAP abbiamo fatto un video dedicato, se volete andare a vedere lo potete trovare qua sopra. Insomma, noi nelle nostre prove su strada cerchiamo di darvi quante più informazioni possibili per spendere al meglio i vostri soldi, ma sappiate che con internet le informazioni sono praticamente sterminate. Noi ci vediamo alla prossima, sempre qui su DriveCase. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al nostro canale YouTube per avere tutte le informazioni sulle nuove uscite sul mercato e per avere tutte le informazioni su come acquistare al meglio l'auto nuova. We'll be right back.